Allora dedichiamo questo brano improvvisato al posto in cui siamo, bellissimo, con una vista meravigliosa e una buona acustica, quindi si chiama Narce. Allora, questo strumento che abbiamo sempre suonato fa sempre parte dei sublu per gli Etruschi, tibia per i Romani, ma ancora prima aulos per i Greci. Ed è questo in particolare, appunto, un doppio strumento, è una copia di uno strumento che sta al museo al Louvre ed è stato trovato in Egitto. Quindi questa è una copia proprio identica. Come si può vedere ci sono tantissimi buchi, ecco, quelli... tanti, molti di più di quelli che una mano può utilizzare, e infatti i fori in questo caso venivano coperti o con della cera o con dei tappini, io ce li ho di legno, o poteva essere di sughero, di vari materiali, per poter avere con un solo strumento, diciamo per semplificare, varie accordature diverse. Quindi con uno stesso strumento si poteva suonare quello che di solito si faceva con tre o quattro strumenti diversi. Sono strumenti ad ancia doppia, sono molto raffigurati sia tra gli Etruschi, gli Romani, i Greci, eccetera. E noi, allora, sarò sincera, noi abbiamo suonato prima con delle ance di plastica, perché qui a Narce non abbiamo la possibilità, non ci siamo portati l'acqua, e le ance di canna, che è quella che ho in mano, che sono quelle che ci facciamo noi, come potete vedere sono un pezzo unico di canna che poi viene schiacciata, insomma è abbastanza particolare e faticoso il lavoro per fare queste ance, e le abbiamo fatte seguendo le indicazioni di Teofrasto. E invece appunto abbiamo suonato con questa bianca, che si vede benissimo che è di plastica, perché non ha bisogno, insomma, di nessuna manutenzione, la prendi e suona subito.